Ciao, io sono Matteo, sono dislessico e questo, a differenza di quello che molti pensano, non vuol dire che io sia diverso o meno intelligente degli altri. Anzi, al contrario, le persone DSA come me hanno un quoziente intellettivo più alto della norma, solo che hanno difficoltà nell'esprimersi e pensano in modo diverso dagli altri. Non sono qui per annoiarvi con una triste storia di un bambino maltrattato. Questa è la storia di un riscatto, è la storia di un bambino con occhi enormi, marroni, occhi vivaci e curiosi. A dirla tutta, non ero solo curioso, avevo una sorta di smania di ascoltare il mondo. Ecco, come spegnere ogni entusiasmo, come biasimarla. La mia scrittura è spesso incomprensibile anche a me. E mentre lei si dispera e prende a coltellate il mio povero tema, mi torna in mente Jack lo Squartatore. Adesso penserete che potrei andare piano nello scrivere, ma anche con tutto il tempo del mondo, miglioro un po', ma sbaglio lo stesso. Insomma, sono un po' una frana a scuola. Ma se devo a questo punto fare una citazione dotta, mi torna in mente quella del mio amico Albert Einstein, che da buon discalculico disse: "Tutti siamo dei geni, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, esso crederà per tutta la vita di essere stupido." Non sai comprendere. Si usa per eliminare la vocale finale di una parola, quando anche la successiva inizia con una vocale. L'apostrofo si usa con una, questo, questa, quella, sotto, ci, allo, alla, dallo, dalla, alcuna, nessuna buona, ma anche con poco che diventa po'. Matteo, hai capito quello che stava leggendo la compagna? Ora lo ripeto io, poi tocca a E te. certo, cara maestra, per quanto mi sforzi di capire e di seguire, sembra che lei usi una lingua straniera, parole che girano vorticosamente e si sovrappongono le une alle altre. Insomma, una giostra. Che mal di stomaco, la testa mi scoppia. Matteo, alzati in piedi, leggi quello che pazientemente ti ho spiegato ad alta voce ai tuoi compagni. Pagina 179, numero 1, 2, 3 e 4. Su, leggi, 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 La leggi! lettura a voce alta, meglio la morte sul rogo. Oggi paragonerei quei momenti ai miei peggiori incubi: il buio, la morte, i fantasmi, l'uomo nero. Nessun ricordo piacevole, fin quando. Matteo, ti fermi un secondo? Ho preparato questo. Era la mia maestra di matematica. Mi avvicinai a lei e mi diede dei strani fogli in mano. Forse con questo capirai meglio una lezione, va bene? Ok? Abbassai lo sguardo. I fogli che mi aveva dato erano pieni di regole di matematica e potevo usarli. Finalmente, uno spiraglio di luce. Per me è speciale, sono molto geloso di questo formulario ancora oggi, perché usandolo ho capito come aiutarmi a memorizzare le figure e le formule. Ricordo inoltre un compito che la mia maestra d'italiano assegnò sui personaggi più celebri della storia. Io non ebbi dubbi, scelsi Einstein proprio perché conoscevo le sue difficoltà in quanto DSA, dislessico e discalculico. Dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello Ma come camminare senza mai scrivi? No, no, non ti sapere, correggo, senza mi mai scoccio. sapere dove ti portano i passi, Maestro, per la favore, fantasia che leggetelo, mi trasforma sono in chiare impegnato disastri. tanto. No, no, Matteo, torna al tuo posto. E ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato Mi ero solo impegnato tu. tantissimo, addirittura saltai gli altri compiti. Solo Per me fu una delusione talmente grande che nei giorni a solo seguire non l'ascoltavo più. quando ti Iniziai a distrarmi e a usare il telefono di nascosto nelle sue ore. Scrissi persino una canzone. La mia autostima aveva ormai raggiunto i minimi storici. La bocciatura era dietro l'angolo. Carissimo maestro, esimio professore, e non riesco a escludere neanche un genitore. Ti scrive il ragazzino,
certo un po' arrabbiato, che in modo repentino questo rap ha inventato. Per dire a tutti voi che ho un cervello raro, anche se come gli altri io certo non imparo. Mi scappa alle vocali, o ne ricordo il suono, di certo quando parlo io spesso mi emoziono. E pensa alla fatica per imparare la storia, leggo non capisco e non ne ho memoria. Poi la mattina in classe non ricordo niente di quello che ho studiato la sera precedente. Il mio mondo aveva perso i suoi colori. Era un mondo scuro, minaccioso, e lei ormai era diventata il mio peggiore incubo. Matteo, risvegliati dai tuoi sogni. Prendi il libro di letture, pagina 97, e inizi a leggere. Ancora? Ma è una tortura. E adesso cosa mi invento? Forza! Mi dispiace, maestro, ho dimenticato il libro a casa. Ti voglio proprio vedere cosa mi dice. Ma ne sei proprio sicuro? Se vuoi possiamo controllare. E questo cos'è? 2-0 per lei. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà, andando nell'essere triste. Ho iniziato le scuole medie con tanta speranza e con il tempo ho imparato ad esprimere ciò che sento. Non sono stato più costretto ad ascoltare stupidaggini del tipo: se vai piano risolvi. Ormai è grandicello. Secondo me ci marca. E poi c'era quella che faceva più male di tutte. È intelligente ma non si applica. Per fortuna, crescendo, sto imparando che ci sono molti metodi per migliorare, tanti strumenti compensativi da usare, un esempio, le mappe concettuali, gli audiolibri, lavori di gruppo e tanti altri ancora. Vi starete chiedendo perché vi ho raccontato tutto questo, dove ho trovato il coraggio di urlare a tutti della mia dislessia. Vi svelo un segreto: condividere è bello, anzi, fondamentale. Mi ha permesso di superare momenti più difficili e di riuscire finalmente ad avere la consapevolezza che tutto quello che mi accadeva non era colpa mia. Da allora mi si è aperto un mondo, ho permesso a me stesso di prendere il mio spazio, ho trovato la mia strada e i colori della mia vita. Senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità. Cosa rappresenta la dislessia per me oggi? Tranquilli, non è un dramma, ho raggiunto i miei obiettivi. La dislessia è solo una caratteristica senza la quale non sarei io. Mi ha dato e talvolta ancora mi dà sofferenze, ma sono orgoglioso di me. Sì, la dislessia è motivo d'orgoglio e di riflessione. Mi ha permesso di conoscermi e di riconoscere la mia unicità. Tutto ciò è bello, non trovate? Carissimo maestro, esimio professore, e non riesco a escludere neanche un genitore. Ci scrive il ragazzino, di certo un po' arrabbiato, che in modo repentino questo rap ha inventato. Per dire a tutti voi che ho un cervello raro, anche se come gli altri io certo non imparo. Mi scappa alle vocali, o ne ricordo il suono, di certo quando parlo io spesso mi emoziono. E pensa alla fatica per imparare la storia, leggo non capisco e non ne ho memoria. Poi la mattina in classe non ricordo niente di quello che ho studiato la sera precedente.